Sicuramente stiamo avviandoci verso quello che è anche la necessità della mitica manutenzione preventiva programmata. L'edificio intelligente non nasce intelligente, quindi è evidente che al di là di quello che è anche un problema economico, ormai le grandi aziende, e non solo le grandi aziende, le municipalizzate, hanno man mano seguito centri studi proprio per raggiungere attraverso una serie di monitoraggi continui l'ottimizzazione nella gestione e nel consumo dell'energia elettrica. Quindi è una delle sfide ultime. Ultimamente, tra l'altro, nelle municipalizzate abbiamo notizie, abbiamo sempre di più studi con il Politecnico di Torino, perché le municipalizzate dell'energia elettrica della Emilia Romagna, Liguria e Piemonte si sono riunite sotto un unico, tra l'altro il nostro ex rettore ne fa parte come presidente, l'IREN sta diventando anche una delle studi o centri studi interessanti. E credo infatti di poter a questo punto sottolineare che entriamo nel vivo delle formazioni attraverso i centri studi di chi opera, come nel caso del dottor Dario Necchi, responsabile della formazione del BIT Ticino Italia Varese, azienda promo BIT Ticino, con la sua contributo nuove tecnologie a supporto del paziente ospedalizzato. Benvenga in Sardegna. Innanzitutto non so se mi esprimerò con terminologie del tutto corrette visto l'ambito, per cui scusatemi se sbaglierò qualche termine, appunto, però cercherò di essere almeno comprensibile e soprattutto efficace. Il titolo dice una cosa corretta: la domotica al servizio dell'uomo nella struttura ospedaliera. Ovvero, già il termine domotica a me spaventa sempre un pochino, perché nell'accezione comune rappresenta un qualcosa che sembra complicato, un po' di là da venire, magari anche di difficile da utilizzare. Ecco, quello che abbiamo cercato di fare è invece di semplificarlo a tutti i livelli e prendere di buono tutto ciò che ci può dare invece la tecnologia, appunto, a supporto delle esigenze che si presentano. Ora, non voglio partire da Adamo ed Eva, perché non è il caso, però partendo da un po' in là nel tempo, qualcuno appena affermava che non si deve conto del vivere, ma del vivere bene, e che il compito dello Stato non è solo quello di concedere la vita, ma di dare una buona qualità della vita. Quindi questo vuol dire, a maggior ragione, aggiungo io, quando siamo in condizioni di debolezza. Evidentemente quando siamo, per esempio, in una struttura sanitaria, in un ospedale. Venendo un po' ai giorni nostri, l'organizzazione principe a livello sanitario, che è l'Organizzazione Mondiale, dice che certo i governi hanno responsabilità sì dello stato di salute della popolazione, ma intendendo non solo l'assenza di malattia, ma il completo benessere fisico, psichico e sociale. Evidente che, come dicevo, queste esigenze si accentuano quando siamo in condizioni di debolezza, quindi nella cosiddetta condizione di paziente. Tra l'altro mi risulta che dall'anno scorso non si debba più definire paziente ma persona assistita, ma vabbè, queste sono questioni di lana caprina, a mio avviso. Ci siamo capiti di chi stiamo parlando come soggetto, no? Quindi quello che si cerca di fare è evidentemente di rendere sempre meno spersonalizzata la permanenza negli ospedali. Io ho presente ad esempio un ospedale, purtroppo ho dovuto visitarne anch'io, fortunatamente non per me, a Lodi, io sono di Milano, ospedale freschissimo di apertura, ad esempio con gli ambienti molto colorati, con colori estremamente tenui, chiaramente addirittura nella hall una domenica mattina c'era un concerto di piano, evidentemente per cercare di in qualsiasi modo di alleviare le sofferenze che già ci sono verso chi frequenta questi ambienti. Ora, facendo una sorta di escalation, dobbiamo tenere presente che in Italia esiste un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del lontano 95 ormai, che riguarda una carta dei servizi pubblici sanitari. E entrando nel dettaglio di questa carta, contiene naturalmente tante informazioni, tante linee guida, ma soprattutto per quello che riguarda il tema, che adesso affronteremo un pochino più in dettaglio, dice semplicemente che per alla voce qualità e adeguatezza dell'assistenza, ogni posto letto deve avere i campanelli di allarme funzionanti per ricevere subito risposte alle proprie chiamate. Ergo, non è uno sfizio.
Quando noi pensiamo al fatto che, ah, guarda che bello, c'è anche la possibilità di chiamare l'infermiere, no, è un obbligo. E direi che non solo è un obbligo che va attuato, ma che va attuato nei modi dovuti, in buona sostanza, seguendo delle regole. Le regole solitamente sono contenute in norme tecniche e può far piacere o meno, ma attualmente le uniche norme tecniche che regolano questo tipo di operatività, questo tipo di impiantistica, sono delle norme tedesche. Ci stanno dando delle lezioni anche qua, ma pazienza. Prendiamole per buone, anche perché sono valide oggettivamente. Allora, queste norme indicano esplicitamente come deve avvenire la sequenza della chiamata e che cosa bisogna utilizzare. Proviamo a vedere un attimino in dettaglio, anzi se poi avete occasione potete vedere anche esattamente fuori dal vivo come funziona. Banalmente, nel momento in cui il paziente, continuiamo a chiamarlo così, almeno per questa sera, effettua la sua chiamata, si deve accendere una luce rossa. Non solo questa luce rossa deve accendersi, ma ci deve essere anche un suono. Ma non deve essere un suono qualsiasi, deve essere un suono che ha una determinata intermittenza in termini di tempistica, con i tempi che sono stabiliti appunto dalle regole. A questa chiamata ovviamente deve rispondere qualcuno, ragionevolmente un'infermiera, perché inizialmente non si può sapere qual è il livello, qual è il tenore della chiamata. Questa infermiera si reca, deve recarsi chiaramente nell'ambiente, può benissimo dal proprio posto di presidio tacitare la chiamata. Cosa vuol dire tacitarla? Non vuol dire annullarla, vuol dire semplicemente tacitare il segnale acustico, ma fin tanto che non si reca nel luogo, sul posto, la chiamata non può essere annullata. Quindi si deve recare sul posto, deve premere un proprio pulsante che ha una determinata colorazione. A questo punto la luce fuori rossa si spegnerà e se ne accenderà una verde. Questa sarà indice che in quel locale, in quella stanza, c'è un infermiere. Anche perché queste luci naturalmente devono essere posizionate sul corridoio, chiunque che conosca queste modalità di segnalazione, e stiamo parlando naturalmente del personale, sia in grado di capire dove si trova il personale appunto di tipo sanitario. Ipotizziamo che l'infermiera abbia bisogno di aiuto, non in modo particolarmente importante, potrebbe essere che so, perché magari il paziente stava per cadere o perché ha bisogno di aiuto per sistemarlo o per fare una determinata operazione, quindi ha bisogno di un aiuto al proprio livello, effettua a sua volta una seconda chiamata. Peccato che a questo punto la segnalazione ottica e acustica del mio corridoio sarà diversa dalla precedente, assumerà quasi un tono di semi-urgenza, passatemela così, tant'è vero che la luce non sarà fissa, quella rossa, inizierà a lampeggiare. Il suono acustico, il segnale acustico sarà sempre intermittente, ma con un'intermittenza più vicina, più ravvicinata, più fitta. E se a quel punto non bastasse neanche il secondo infermiere, o se a seguito della prima chiamata l'infermiere si rendesse conto che in realtà non ha bisogno di un altro infermiere, ma bensì del medico, perché la situazione è importante, pesante, richiede l'utilizzo, l'intervento, scusate, non l'utilizzo, di personale più qualificato, benissimo, a quel punto si effettua una chiamata particolare, la chiamata del medico, che attenzione deve essere comunque effettuata a seguito di presenza infermiera, evidentemente. A questo punto le mie luci e i miei suoni che segnaleranno la chiamata avranno un'intermittenza ancora più fissa. Questo è, in buona sostanza, chi conosce le regole saprà che la frequenza di lampeggio piuttosto che di tipo acustico, di tipo sonoro, saranno indice del livello dell'importanza della chiamata. Queste regole dicono anche delle cose molto semplici che devono naturalmente dar adito a delle sequenze. Per esempio, a ogni letto ci deve essere un dispositivo di chiamata con bottone rosso, con tasto rosso. Quindi non lo posso fare giallo, verde perché mi piacciono di più, per esempio, perché il rosso è indice ovviamente di urgenza, tipicamente, di chiamata. L'attivazione deve essere otticamente segnalata, quindi paziente, devo capire che la mia chiamata evidentemente, la mia pressione del tasto ha avuto un certo effetto in qualche modo. In ogni locale deve essere presente un tasto di presenza di colore verde, tasto di presenza che sarà utilizzato dal personale evidentemente. Nel momento in cui
il personale arriva nel locale, si predispone la chiamata d'emergenza, quindi la seconda chiamata piuttosto che la chiamata del medico. All'esterno di ogni locale ci deve essere un segnalatore ottico con almeno un campo rosso per la chiamata, che poi appunto sarà fisso, intermittente, intermittente più fitto, tutto quello che vogliamo, ma sarà sempre quello rosso. Uno verde per la presenza del personale e eventualmente, questo è facoltativo ma solitamente lo si prevede, uno bianco per segnalazioni aggiuntive, per esempio la chiamata del bagno, che assumerà per quanto riguarda le indicazioni le stesse frequenze della chiamata semplice, ma appunto viene differenziata dalla chiamata che avviene solitamente dal letto attraverso un colore diverso, appunto, che è il bianco. Tenete presente che si possono prevedere anche degli indicatori luminosi che possono aiutare evidentemente nell'orientamento, soprattutto quando la struttura è molto grande e quando magari è un po' articolata, penso per esempio a corridoi fatti ad angolo e quindi non sono in grado, se sono su un certo lato evidentemente non posso vedere l'indicazione che sta sul lato a 90 gradi per esempio. Ora vediamo qualche peculiarità che è possibile aggiungere grazie alla tecnologia, fatto salvo il rispetto naturalmente delle indicazioni normative. Come dicevo, quello che ci ha mosso è stato il pensiero di fare un qualcosa di semplice da installare, di semplice da utilizzare in questo caso dal paziente e dal personale, e semplice soprattutto da manutenere. Abbiamo introdotto un qualcosa che ad esempio le norme non chiedono, l'utilizzo di materiale antibatterico su determinati oggetti, per esempio sulla pulsantiera di chiamata e sui terminali sui quali il personale deve andare ad agire. Non sono un chimico neanche un medico, però mi risulta che l'utilizzo appunto degli ioni d'argento in questi materiali fa sì che appunto questi batteri non si proliferino. Ditemi se sbaglio. Quindi in realtà non uccidono nessuno, ma appunto ne evitano la proliferazione, che è già evidentemente buona cosa. E i batteri a cui si fa riferimento sono quelli più comuni, quelli che oltretutto possono essere portati anche dalle persone che vanno in visita. Il sistema è molto semplice presenta anche delle peculiarità di questo tipo. Per esempio, alla pulsantiera abbiamo pensato a un sistema di aggancio che evita che si strappi. Cosa significa? Significa che nel momento in cui questa pulsantiera, che sarà evidentemente agganciata in qualche punto ad una determinata presa, viene tirata oltre una certa forza, non si strappa tutto, viene via tutto il blocco, perché viene sostenuta attraverso un magnete. Questo fa sì che si eviti il classico inconveniente che la pulsantiera viene normalmente legata attorno al letto, se il letto deve essere portato per una diagnostica, per un esame, per un'indagine, e se ci si dimentica di staccarla, solitamente viene dietro tutto. Solo che venire dietro tutto vuol dire probabilmente fare anche dei danni all'impianto, evidentemente. Un'altra particolarità che è utile, che abbiamo introdotto grazie al fatto di aver usato una tecnologia digitale, è quello di poter dotare l'intero sistema, ad esempio, di una presa alla quale poter attaccare anche segnalazioni derivanti da apparecchi elettromedicali. Non stiamo naturalmente parlando di segnalazioni di tipo vitale, ma che so, penso al livello della flebo o cose molto semplici di questo genere, possono essere veicolate attraverso il sistema al posto di presidio, dove ci sono naturalmente gli infermieri, per sapere che nella tal postazione del letto è successo qualcosa su quell'apparecchio elettromedicale e quindi poter intervenire. Impiantisticamente la cosa è molto semplice, io non so chi ho davanti, se sono impiantisti, se sono operatori del settore, quello che vi posso dire è che è collegato tutto attraverso due fili, quindi una cosa estremamente semplice, estremamente banale, che vi posso garantire che chiunque può fare. L'intero sistema va anche programmato e anche qui per la programmazione non è assolutamente un problema. Tra le funzionalità che abbiamo aggiunto, credo ben fruibili, ad esempio l'interfacciamento con un sistema telefonico. Niente di più, sappiamo benissimo che ahimè il personale è sempre ridotto, per tanti motivi,
può essere ridotto anche per situazioni contingenti, ferie, malattia, per carità del cielo, e in ogni caso determinati livelli di personale sono dotati di cordless. Benissimo, una delle peculiarità è quella di poter veicolare tutte le informazioni di chiamata, o comunque quelle che desideriamo noi, attraverso apparecchiature cordless delle quali il personale è dotato, quindi non necessariamente deve essere nel proprio posto o magari su quel piano dove comunque può sentire e vedere eventualmente la chiamata. La tecnologia aiuta per l'ennesima volta e ci consente anche di memorizzare gli eventi, cosa molto utile soprattutto quando ci sono contestazioni, parliamoci chiaro. Questo vuol dire avere a disposizione su un PC tutto ciò che è successo, quando è avvenuta la chiamata, quando è avvenuto l'intervento, quando è avvenuto l'annullamento, tutti quanti gli eventi che avvengono sul sistema. L'ultima cosa, sempre grazie alla tecnologia, lo stesso sistema può essere utilizzato per controllare, diciamo così, persone che hanno delle patologie o dei problemi un po' particolari. Penso ad esempio a persone magari che hanno l'Alzheimer, che nel momento in cui varcano determinate soglie evidentemente potrebbero diventare incontrollabili. In questo caso, tramite il classico braccialetto, possono essere controllati attraverso dei varchi che a loro volta fanno capo sempre allo stesso tipo di sistema che veicola l'indicazione ancora una volta al presidio dove c'è il personale. Signore, io vi ringrazio e la diagnostica la rimandiamo un'altra volta, visto che siamo leggermente oltre.